Motor Italia, l'unica alternativa. Noi andremo fino in fondo. Noi cercheremo di scardinare questo regime. Certo, ingegnere. Peccato che alle elezioni amministrative del 2 e 3 ottobre il suo partito non si sia presentato. Se non proprio ad Ancona, poteva provare con uno dei 4 comuni della provincia, oppure con uno dei 28 comuni delle Marche. Però ho fiducia e so che al prossimo appuntamento non si farà trovare preparato. Non vorrà mica che i suoi sostenitori inizino a pensare che oltre alle parole non c'è altro? In compenso, i suoi ex compagni di partito, se così si può dire, che la abbandonarono dopo il mio ultimo video su di lei, hanno almeno provato a presentarsi con il loro partito, Libertà Sovrana, alle elezioni a Bologna. Io non approvo ciò che diffondono, ma devo ammettere che sono stati più concreti di lei e, dato che siamo in democrazia, non posso che fargli i miei complimenti per la coerenza e la volontà di agire nel concreto. Ma che fa, ingegnere? Si fa superare da persone che ha pesantemente offeso e sminuito una volta che si erano accorte della sua poca concretezza? Come le dissi tempo fa, continui col suo progetto, perché anche se non approvo, siamo in democrazia. Questo appuntamento ormai lo ha mancato, ma veda di non farlo di nuovo, perché che ne sarebbe della sua credibilità? Questo è Flash di Paradoxorama, il format di video brevi sul mondo complottista. I video usciranno senza preavviso, perché non si può sapere quando certi personaggi faranno o non faranno qualcosa degno di essere commentato. Al prossimo Flash di Paradoxorama. Avanti sempre, Motore Italia.